È stato siglato questo importante accordo tra l'amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali prima del bilancio di previsione 2015, un bilancio di previsione che andiamo a presentare in Consiglio Comunale dopo che è stato approvato dalla Giunta con il pieno parere favorevole anche da parte dei sindacati, perché è un bilancio che, come dire, in un momento come questo presenta motivi di soddisfazione. Non sono presenti aumenti di nessuna natura, quindi per quello che riguarda i servizi puntuali, i servizi alla persona, ma per quello che riguarda anche i vari tributi, le varie tasse, la Tari, la Tasi, l'Imu, restano invariate rispetto al 2014, pur in un momento che, come sappiamo, è ancora di difficoltà, ancora di restrizione per i comuni, e quindi questo devo dire che ci fa particolarmente piacere e dà particolarmente soddisfazione all'amministrazione, e sicuramente un ringraziamento va rivolto anche a tutti i dipendenti che, come dire, anche quest'anno dovranno stringere la cinghia, perché appunto per riuscire a raggiungere questo risultato abbiamo dovuto operare ancora una serie di tagli, una serie di ottimizzazioni a quello che è, e di efficientamento a quello che è la macchina comunale. Però l'abbiamo fatto consapevoli di riuscire così, in questo modo, a portare a casa un risultato vero per i nostri concittadini, i quali credo che saranno contenti, insomma, di questo risultato, visto anche quello che invece, no, succede anche in altri comuni della regione, ma anche di tutta Italia. Quindi con soddisfazione si porta questo bilancio in Consiglio Comunale. Alessandro Piergentili, oggi la firma dell'accordo tra l'amministrazione comunale e le sigle sindacali per il bilancio di previsione 2015 del Comune di Umbertide. Qual è il giudizio dei sindacati? Ma noi, come CGL, CISL e UIL, abbiamo svolto diversi incontri con l'amministrazione e sui quali abbiamo esaminato sia i punti di criticità del bilancio 2015, sia anche esposto le nostre argomentazioni. I punti di apprezzamento che noi abbiamo espresso riguardano il mantenimento inalterato del sistema dei servizi, che sia ad Umbertide e nell'Alto Tevere vengono garantiti ai cittadini, soprattutto a quelli con maggiori difficoltà, al sistema delle tariffe che il Comune di Umbertide ha scelto di mantenere inalterate, e questo lo giudichiamo un fatto positivo anche in relazione alle difficoltà che le famiglie si trovano a dover affrontare, così come anche quello di aver consolidato la soglia dell'esenzione per l'IRPEF a 12.000 euro. Avevamo ragionato su possibili aumenti di questa soglia, quindi innalzare la soglia per permettere ad altri soggetti di poter rientrare. Questo in questo bilancio non è stato possibile, anche perché l'amministrazione comunale ha dovuto far fronte a diversi tagli imposti sia dal governo centrale, ma anche dei mancati trasferimenti dalla regione. Per cui abbiamo convenuto di sostenere questa linea attendista per capire anche con il prossimo esercizio su questo aspetto, ma anche su altre questioni, dove poter incidere. L'aspetto anche importante è che vengono confermate delle risorse per quanto riguarda il sostegno a borse di studio, al sistema economico locale, che sicuramente rappresentano dei segni di interesse e di positività. L'accordo di stamattina è molto positivo, un accordo con le parti sociali per il bilancio di previsione 2015, anche quest'anno ormai è un refren, però siamo abituati a fare i conti con il taglio trasferimenti che anche per quest'anno appunto è stato un taglio importante. Nonostante questo siamo riusciti a non far gravare sui cittadini queste minori entrate che l'ente ha, perciò quest'anno si pagherà come l'anno scorso, con una Tasi sulla prima casa al 2,5 con detrazioni ed esenzioni, con l'IRPEF che resta allo 0,5 con 12.000 euro di esenzioni. Quindi penso che l'amministrazione abbia lavorato appunto per mantenere i servizi alle persone a un costo invariato,
senza aumentare le tasse. Questo è stato possibile grazie a manovre di accantonamento fatte precedentemente, grazie alla solidità di un bilancio che, nonostante quanto si è letto, detto e scritto in maniera imprecisa, si conferma anche in questa circostanza un bilancio solido che ci fa stare molto ottimisti per il futuro.